Domani alle 18:30 Stadio Adriatico Cornacchia, il Pescara proverà contro la Carrarese a cancellare il periodo negativo con le sconfitte in trasferta contro la Torres e contro la Recanatese. Arriverà però l'avversario più in forma che del campionato nelle ultime 9, 6 vittorie e 3 pareggi per i toscani. Non ci saranno gli attaccanti Vergani e Sasanelli, per il resto tutti a disposizione. Bucaro in conferenza stampa ha dato un indizio importante di formazione: giocherà Filippo Pellacani nel cuore della difesa. Con le immagini di Diego Martelli ci andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa di Giovanni Bucaro. Situazione squadra, se c'è qualche indisponibile dell'ultima ora, qualche acciaccato o se mancherà solo Vergani? Sì, diciamo acciaccati solo Vergani, che ne avrà ancora per un po', e poi non convocato Sasanelli, che è tornato ieri, quindi per questa settimana rimarrà fuori, poi il resto stanno tutti bene. Com'è andata questa settimana dopo? Ma è andata bene, poi mi auguro che domani la settimana che abbiamo fatto si possa evidenziare in partita, però sicuramente è vero che viviamo un momento difficile, forse il più difficile dell'ultimo periodo qui a Pescara, però devo dire che i ragazzi si sono allenati bene, hanno voglia di riscattarsi, e come ho detto prima mi auguro che la partita di domani cada a pennello per ricambiare le sorti del nostro campionato. Parliamo proprio delle possibili scelte per domani: la gara con la Recanatese, la gara quella precedente di Sassari, le hanno dato qualche indicazione particolare sulle scelte da fare da adesso fino alla fine, visto che la volontà è quella comunque di creare un blocco e lavorare su quel blocco? Un esempio, il ruolo di regista, D'Agasso sta dando più garanzie rispetto a Squizzato? Ma ultimamente, a parte che dobbiamo cercare, come ho detto nelle altre conferenze, di dare continuità, la partita di martedì scorso era una partita ravvicinata, quindi abbiamo cambiato qualcosina anche per un discorso fisico. Sicuramente è stata fatta meglio della precedente, anche se l'avversario non era lo stesso. Però sicuramente dobbiamo dare continuità. Il ruolo del play secondo me lo fanno tutte e due bene, sia D'Agasso che Squizzato, e là la scelta viene fatta al momento, nel senso che guardando gli allenamenti, chi è in questo momento secondo me più pronto per giocare, chi ha più qualcosina in più, gioca. Però sono scelte che fai all'ultimo, secondo me tutte e due sono due titolari. Chi sta meglio tra i due in settimana? No, sono stati tutti e due bene, devo dire che questa settimana, ma anche le altre, se io dovessi valutare in allenamento, dovrebbero giocare tutti, perché sono ragazzi che danno il massimo. Li valuto in partita, se dobbiamo salvare qualcuno in questo momento è difficile, non ci salviamo nessuno, quindi le scelte vanno fatte al meglio, le farò al meglio in base anche alla partita, all'avversario e chi è più pronto anche a livello mentale, perché in questi momenti è anche difficile giocare. Ultime mie due considerazioni sulle scelte: torno al reparto arretrato. Lei poco fa ha detto che la partita di martedì le scelte le ha fatte anche in base al turnover e alla gara ravvicinata. Si tornerà, se ci può dire questo, all'assetto con Brosco di Pasquale, oppure anche lì ha dei dubbi? E se davanti a Cornero ha superato bene questo test dal primo minuto dal punto di vista fisico ed è pronto al 100%, se deve rientrare gradualmente? Allora, per quanto riguarda i centrali, noi fortunatamente ora leviamo questo periodo che abbiamo preso tanti gol, però penso che il reparto secondo me è più forte a livello di singoli, nel senso che abbiamo il Brosco, che voi conoscete più di me, il Di Pasquale, Mesic, Pellacani, anche lo stesso Stavere, che poverino è l'unico che ancora non è esordito in campionato. Là le scelte le faccio al momento, secondo me sono tutte e cinque, soprattutto i primi quattro che ho nominati, difensori centrali forti per la categoria. Quindi si può tornare come abbiamo fatto a Sassari, come si può riconfermare quella dell'ultima qualche partita. Indizio, ci dia qualche indizio. Sicuro gioca Pellacani, perché per caratteristiche è quello più aggressivo, che ti viene più alto, e in questo momento, anche se magari non è al 100% con il ginocchio, però a gamba tutto quello che serve in queste partite. Poi gli altri li deciderò al momento che sarà domani mattina. E il suo Cornero come
Allora è uscito un pochettino affaticato perché calcoliamo che lui era da 2 mesi che non faceva una partita e si è allenato solo una settimana, la scorsa settimana col gruppo, quindi ha bisogno di riprendere un pochettino di gamba, di condizione, però sicuramente sta bene, è un'arma in più che abbiamo da qui alla fine del campionato. A proposito di Tunjov, partita di martedì, nella partita di Sassari Franchini, che è tornato dal primo minuto, non l'ha approcciata bene bene, in quel ruolo è possibile rivedere De Marco o si torna al discorso di prima che oramai vuole dare continuità su un certo blocco di giocatori? Allora, diciamo, De Marco potrebbe anche giocare, ha fatto bene quando ha giocato, come tutti abbiamo fatto un pochettino di alti e bassi, l'ho detto prima. Voglio dare anche un po' di continuità, perché sennò se cambio ogni partita poi rischio la continuità di mettere... rispetto a Sassari o rispetto a Recanati? Cioè, no, rispetto alle ultime, diciamo che noi siamo andati tranne a Recanati, poi le due che ho fatto io, Lucchese sì, e Sassari sono erano quelle, le stesse, allora. Okay. Erano quelle lì, quindi cercherò in questo momento, sono quelli che al momento mi danno più garanzie e continueremo così.